È in condizioni critiche il ragazzino di San Colombano Belmonte che questa sera, venerdì 13 aprile, poco dopo le 19:30, ha avuto un incidente in moto in via Galimberti a Quarnier. Era a bordo del suo cinquantino quando, per causa in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Il quindicenne ha sbattuto violentemente la testa contro lo spigolo del muro di un'abitazione e il casco è volato via. La sua corsa è proseguita ancora per oltre una ventina di metri, fino a quando non è stato sbalzato dalla moto che si è fermata qualche metro più in là. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 con ambulanze di soccorso, i carabinieri di Quarnier e il comandante della polizia locale di Quarnier, Nuccio Amore. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso ed è ritrasportato all'ospedale CTO di Torino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato un grave trauma cranico ed è stato intubato. Quando mai?